Si è tenuto a Pesaro presso il campus scolastico di Via Nanterre, in contemporanea con Ancona ed altre 60 piazze italiane, la manifestazione per chiedere la riapertura delle scuole. Noi chiediamo che alla scuola vengano dati tutti gli strumenti affinché possa riaprire, ripeto, in sicurezza. Certo, non sta a noi fare un piano, però lo pretendiamo perché abbiamo visto che sono stati stanziati diversi fondi e quindi voglio dire la scuola dovrebbe essere la priorità e al primo posto nei pensieri del governo, quindi sicuramente più vaccini, sicuramente no le classi pollaio. Ci tengo a dire che comunque come movimento non è solo la riapertura immediata della scuola, ma rimettere la scuola al centro, quindi no alle classi pollaio, stabilizzazione dei docenti, quindi basta il precariato, ecco, dare veramente alla scuola tutti gli strumenti necessari affinché possa riaprire in sicurezza. Tanti gli studenti presenti. Siamo stati a casa in didattica a distanza per tanto tempo, durante il primo lockdown, giustamente per tutelare noi e le famiglie che abbiamo a casa. Ora però non si può fare altrimenti, abbiamo necessità di tornare perché ormai la didattica a distanza sta diventando una metodologia obsoleta. Abbiamo bisogno di rientrare per fare forza su quella che è veramente la caratteristica principale della scuola italiana, cioè il gruppo classe, ma anche il livello dell'istruzione che c'è in presenza. Non possiamo più accettare il fatto che siamo stati dimenticati dietro gli schermi dei nostri computer. L'amministrazione regionale in particolare si è dimenticata completamente di quelli che sono gli alunni e molti di noi si stanno stancando. La scuola è la casa dello studente, questo non bisogna dimenticarselo. Deve essere ricostruita e rifondata completamente sulla figura centrale dello studente. Questa pandemia può essere un buon punto di ripartenza per ricostruire il sistema scolastico italiano. A partecipare alla mattinata anche numerosi docenti. Come docenti siamo piuttosto stanchi di vedere scaricate su di noi tutte le contraddizioni che la politica a vari livelli non affronta. L'anno scorso, in una situazione di emergenza, ci siamo rapidamente adeguati, ma quest'anno la cosa gravissima è che ci ritroviamo nelle medesime condizioni e, se è possibile, in condizioni ancora peggiori, perché siamo delusi, siamo disincantati, siamo stanchi di ottenere talvolta una visibilità che si limita a individuarci come gli statali con 2 mesi di ferie, quando invece sappiamo benissimo che cerchiamo con tutti i nostri saperi di farci carico, come dicevo prima, di contraddizioni che però non è assolutamente giusto che si scarichino sempre sui più fragili, e cioè sui giovani, che poi a noi volgono il loro malessere. Presenti anche i consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani del Partito Democratico. È davvero fondamentale tornare in aula, ci sono le condizioni anche perché metà del corpo docente è vaccinato, abbiamo i tamponi per controllare i ragazzi, poi con l'arrivo della bella stagione si possono anche aprire le finestre e quindi davvero speriamo che si possa tornare. E per mettere nero su bianco l'intenzione di aprire in sicurezza abbiamo una nuova mozione che andrà in aula in consiglio regionale, presentata anche dal consigliere Andrea Biancani, che impegna la regione a collaborare con il governo per attuare tutte le misure possibili per garantire sicurezza al corpo docente, ATA e agli studenti. E quindi ci auguriamo che questa volta venga finalmente approvata all'unanimità.